Con l'ordinanza numero 21, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio ha prorogato le zone rosse abruzzesi uniformandole alla scadenza nazionale del 13 aprile. I comuni sono Arsita, Bisenti, Castiglione, Messere Raimondo, Castinenti e Montefino in provincia di Teramo, Civitella Casanova, Erice, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e Picciano nella provincia di Pescara e pertanto gli spostamenti tra i comuni inseriti nella zona rossa possono avvenire esibendo solo il modello di autocertificazione predisposto dal Ministero dell'Interno, mentre i cittadini autorizzati ad uscire dalla zona rossa dovranno richiedere solo la proroga dell'autorizzazione già rilasciata dai comuni. I positivi al Covid-19 nel comune di Penne, dopo l'ultimo bollettino fornito dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato Regionale alla Sanità, sono 98, di cui 84 residenti. 20 sono i positivi a Civitella Casanova, 5 a Picciano, 7 a Farindola e Montebello di Bertona. Ai numeri dei contagi che cominciano a migliorare, ma per cui non bisogna abbassare la guardia, soprattutto in questo momento, ci sono anche i primi guariti del Covid-19. È il caso di Nicola Spoltore, medico di base in Valfino e che negli anni abbiamo imparato a conoscere per le sue numerose battaglie a capo dell'associazione Salviamo l'ospedale di Penne. Mi posso ritenere un fortunato, diciamo che non ho avuto mai grossi problemi anche durante la quarantena dal punto di vista sintomatologico, e per cui ho continuato la mia attività molto importante in questo momento per quanto riguarda la vicinanza ai pazienti che veramente hanno bisogno di un punto di riferimento, sono terrorizzati, sono in alcuni casi ammalati, sintomatici, con febbre, quindi la paura è molto molto forte. Le polemiche adesso le lasciamo da parte, come sai bene, insomma, abbiamo lottato per il salvataggio dell'ospedale di Penne, per il San Massimo, che si è rivelato tra le altre cose strategico sotto certi punti di vista, restando comunque un presidio molto importante anche per Pescara. Una volta che arriverà questo secondo tampone e le auguriamo la seconda negatività, è pronto a tornare sul campo di battaglia pur sapendo che Castiglione e la Valfina è una zona molto pericolosa adesso? Ma certamente il mio posto è questo. Io ho scelto 38 anni fa, 39 anni fa, mi sono laureato a Roma, ho scelto allora di fare il medico e quindi oneri e onori della professione, il mio posto è lì, quindi io sono uno dei tanti che sarà lì a fare il proprio dovere. Oltre al lato prettamente sanitario, l'area Vestina si trova ad affrontare anche l'emergenza economica e sociale, un'emergenza che negli anni è stata sempre alla finestra dal 2017 ad oggi, causa frane, terremoti e nevicate. Dalla giornata di ieri sono cominciate le prime consegne delle derrate alimentari in molti comuni dell'area, i quali comunque hanno già attivato le modalità di accesso al bonus per far fronte all'emergenza coronavirus. Le misure variano da comune a comune, con priorità assoluta a quelle persone o famiglie che in questo momento non hanno reddito e che non percepiscono già altri sostegni. Le richieste possono essere reperite sui siti ufficiali dei comuni di appartenenza. Continuano inoltre le manifestazioni di solidarietà sul territorio vestino. Ieri la Protezione Civile di Penne ha consegnato un ventilatore polmonare al nosocomio San Massimo di Penne, che nei giorni scorsi aveva ricevuto un respiratore meccanico, grazie ad una raccolta fondi messa in campo dal Rotary Vestino Penne Loreto, a cui hanno partecipato tantissime associazioni, attività e privati. Mentre a Loreto Aprutino la raccolta fondi avviata dal Comitato Difendiamo Loreto per aiutare le persone in difficoltà sul territorio ha raggiunto quasi la cifra di 7.000 euro.